Tra le righe, un programma di parole di management. Benvenuti e benvenute a una nuova puntata di Tra le righe, libri di management per chi li scrive e chi li legge. Io sono Elisa Marasca e con me oggi c'è Nicola De Pisapia, assistant professor di psicobiologia e psicologia fisiologica all'Università di Trento. Grazie di essere qui. Grazie a lei dell'invito e grazie agli ascoltatori. Il nostro ospite è anche coautore del libro Smart Working Mind, strategie e opportunità del lavoro agile, edito da Il Molino. Le chiedo quindi come è nata l'idea del libro? Sì, l'idea è nata insieme alla coautrice, la professoressa Michela Vignoli, con cui avevamo questa idea di scrivere un libro di facile lettura, che aiutasse gli smart workers e le organizzazioni a preparare meglio le persone ad affrontare questo tipo di lavoro. E in verità l'idea e anche l'inizio della scrittura del libro è nata prima della pandemia, perché già in Italia c'era comunque una certa percentuale di aziende che provavano questa modalità nuova di lavoro. Poi la pandemia è sopraggiunta e proprio nel mentre noi stavamo scrivendo questo libro e quindi abbiamo dovuto un po' cambiare il tiro, perché diciamo che l'esperienza che la maggior parte degli italiani hanno avuto, e non solo gli italiani ma un po' in tutto il mondo, con il rapido passaggio a smart working non è stato poi così, come dire, liscio, anzi è stato abbastanza traumatico. E quindi le due cose, soprattutto all'inizio, venivano un po' confuse, cioè le modalità emergenziali di lavoro e lo smart working. Poi, col passare del tempo, in realtà le persone si sono accorte che erano due cose separate, e quindi lo smart working non è una modalità emergenziale, ma al contrario può essere una modalità, diciamo, molto più permanente e anche conveniente sotto alcuni punti di vista. Sì, anche se è vero che tuttora si fa un po' confusione nella terminologia, devo dire, però sicuramente è più chiaro che 2 anni fa. Certo, sì, ma i termini, poi tra l'altro noi italiani siamo gli unici a usare l'espressione smart working, che è un'espressione inglese che gli inglesi non utilizzano. Sì, vabbè, l'idea, insomma, fondamentalmente è che non ci sono vincoli così stringenti nel lavorare da un punto di vista dello spazio e del tempo, quindi più libertà dal punto di vista del dove lavorare e quando lavorare. Questo è un po' l'aspetto principale di queste modalità di lavoro innovative. E quindi dovrebbero essere, come dire, implementate come delle modalità di maggiore libertà per l'individuo e anche per le aziende di organizzarsi negli spazi e nei tempi di esecuzione dei lavori. Quindi di certo non è una modalità emergenziale, e anzi, almeno io la vedo in questo modo, è un'espressione di maggiore libertà per le persone di scegliere dove e quando lavorare. Ecco, infatti leggo proprio dal libro questa riflessione, questa frase. Seduti nei nostri uffici domestici ci troviamo a dare un senso a carriere ormai in modalità remota e ci chiediamo se la comunicazione, la collaborazione e la crescita siano ancora possibili al tempo dello smart working. Ecco, qual è la risposta secondo lei? Beh, secondo me certamente sì, e queste modalità di lavoro più libere, meno vincolanti, possono essere delle opportunità molto forti di crescita anche a livello professionale e lavorativo. Certamente le persone devono anche essere preparate in qualche modo, perché queste modalità nuove portano con sé delle conseguenze sul lavoro stesso, sul comportamento, sulle capacità mentali delle persone, sulle capacità relazionali, sul modo di vivere lo stress, e queste conseguenze possono essere anche negative se le persone non sono consapevoli di questi processi di cambiamento che avvengono quando si cambia così radicalmente lo stile lavorativo. Cioè, quello che voglio dire è che quando noi
cambiamo stile di lavoro, soprattutto grazie alle tecnologie, o forse a causa delle tecnologie, non dobbiamo essere così ingenui da pensare che questo non abbia delle conseguenze su di noi e delle conseguenze importanti. Le tecnologie, è sempre stato così, hanno un effetto spesso devastante sulle persone. E devastante può andare nella direzione del negativo se noi non siamo consapevoli di come utilizzare queste tecnologie o di come organizzare nuovi stili di comportamento. Oppure al contrario possono essere delle opportunità se siamo consapevoli, se siamo informati sui possibili effetti collaterali, se sappiamo quali possono essere le conseguenze sulla nostra mente. E quindi possiamo andare invece in una direzione di sviluppo della persona ed effettivamente di maggiore libertà, di maggiore efficienza, di migliore organizzazione del proprio tempo, del proprio spazio. Però il passaggio fondamentale è acquisire consapevolezza, acquisire conoscenza, cioè non prendere uno strumento in mano tecnologico immaginando che già siamo perfettamente pronti a usarlo bene. Basti pensare a quello che succede con i cellulari, no? Cioè, lo sappiamo tutti, le trasformazioni dello stile di vita che i cellulari ci hanno portato. Sappiamo anche però che possono esserci delle forti conseguenze negative, come la dipendenza dall'utilizzo di particolari applicazioni o insomma, perdere troppo tempo sui social o altre cose di questo tipo. Spostare questo anche nel contesto lavorativo significa usare tecnologie, strumenti, piattaforme digitali, ma in una condizione di consapevolezza delle conseguenze del digitale. E devo dire, purtroppo, questo non è così diffuso. Le persone tipicamente non fanno dei corsi per capire quali sono le condizioni indotte dall'utilizzo di queste tecnologie, di queste modalità di lavoro. E quindi spesso ne subiscono invece un effetto negativo, quindi aumentando lo stress. Per esempio, si parla tanto di Zoom fatigue, che appunto riguarda questa modalità di lavoro attraverso piattaforme digitali con cui tutti noi abbiamo familiarità, ed effettivamente c'è un rischio di aumento dello stress se non sappiamo come utilizzarle. E quindi se non sappiamo, come dire, costruire uno stile di vita adeguato attorno a questi nuovi utilizzi di strumenti che prima non esistevano. Infatti, una delle altre parole, diciamo, che ultimamente sentiamo molto è proprio burnout, soprattutto dovuto appunto alla tecnologia, all'overload di informazioni, all'overload di utilizzo della tecnologia. Come si può evitare, ecco, anche non avendo una formazione apposita che pochissimi hanno? Sì, beh, diciamo che un po' di formazione sarebbe opportuno cercarla, ormai cioè, si trovano tantissimi libri, anche di facile lettura, sulle conseguenze dell'utilizzo delle tecnologie e delle nuove modalità di lavoro. E dall'altro anche aumentare, cioè, la consapevolezza di quello che ci succede, senza dover per forza leggere un libro, ma proprio osservare se stessi, no? Cioè, come mi sono sentito dopo che ho fatto tre meeting online, uno dietro l'altro, senza una piccola pausa? Com'era la mia capacità di concentrazione quando sono stato seduto alla scrivania per 5 ore di seguito e non mi sono mosso, non sono andato in giro a fare due passi a mettere in moto un po' il mio corpo? Com'era la qualità della comunicazione? Non so, in quella conferenza in cui tutti avevano le telecamere spente e non ci si poteva guardare in faccia, non si aveva accesso alle espressioni facciali, alle emozioni delle persone con cui in realtà però stavamo comunicando. Ecco, tutte queste cose, non è che ci voglia per forza una preparazione accademica per rilevarle dentro di noi. Occorre però essere vigili, quindi non subire le tecnologie. Senza in qualche modo cercare di voler intervenire in una direzione invece di maggiore benessere per noi, un benessere fisico, ma anche e soprattutto un benessere mentale.
Quindi la mente è fatta di tante componenti e vanno tutte rispettate, cioè la nostra attenzione, la nostra emotività, la nostra capacità di tollerare lo stress, le nostre qualità di relazione, la nostra motivazione. Ecco, tutte queste cose arredano il nostro spazio mentale e quando siamo in modalità così importanti di cambiamenti di stile di vita come lo smart working, dobbiamo tenere in ordine il nostro spazio mentale, dobbiamo frequentarlo osservandolo, vedendo quali sono le conseguenze di questi cambiamenti di stili e non avere un'attitudine passiva, cioè in realtà noi dentro di noi possiamo fare tante cose, possiamo cambiare delle cose, per esempio tra un meeting e l'altro possiamo fare 5 minuti di pausa, quando facciamo un meeting online possiamo chiedere di mettere le telecamere in attività e di poter vedere le espressioni facciali e così via. Quindi, organizzare al meglio in modo tale che il nostro senso di benessere e di buon funzionamento siano al massimo, diciamo così. Infatti lei faceva proprio l'esempio dei meeting online, perché immagino che ci siano appunto delle strategie, tra cui quelle che elencava, per tenere a freno, diciamo, la propensione alla distrazione umana e per incrementare il controllo dell'attenzione da remoto. Certo, sì, il tema dell'attenzione è un tema centrale, direi, forse uno dei primissimi da affrontare quando si parla di interazione attraverso le tecnologie, perché c'è un problema fondamentale, che molti di questi strumenti digitali che noi utilizziamo in realtà sono proprio costruiti, progettati, disegnati per attrarre la nostra attenzione. Quindi quando navighiamo su web o anche utilizziamo delle applicazioni, questi strumenti sono proprio costruiti per attrarre la nostra attenzione. Più in generale si parla proprio di un'intera economia dell'attenzione dentro cui noi siamo immersi. Il problema però è che la nostra attenzione come persone, insomma, l'attenzione individuale è molto limitata, molto limitata. È un qualcosa proprio di fragile. Noi riusciamo in realtà a prestare attenzione ad una sola cosa per volta. Allora, se siamo immersi in un'economia, diciamo, dell'attenzione che ci tira da tutte le parti, se lavoriamo in modalità smart, passando da un meeting all'altro in cui ci sono tante persone collegate e non sappiamo bene dove dover direzionare la nostra attenzione, se siamo anche, diciamo, più in generale in una condizione di scarso allenamento nostro a focalizzarci, è chiaro che questo strumento molto delicato, che è la nostra attenzione, in qualche modo si impoverisce, proprio perde di allenamento, no? È fuori forma. E quando è fuori forma, continua, se noi non facciamo qualcosa, se non interveniamo, a rimanere in questa condizione di maggiore propensione alla distrazione, praticamente in maniera cronica. E per cui viviamo in una condizione che è abbastanza simile a, diciamo, a un deficit attenzionale permanente. E questo purtroppo noi, cioè, nei laboratori lo registriamo, cioè si sa che il livello di capacità di focalizzazione delle persone nel mondo occidentale è di molto diminuito rispetto a decine di anni fa, in cui tutta una serie di strumenti di questo tipo non esistevano e quindi era tutto molto più focalizzato, no? Sul cartaceo, il documento, il libro, il silenzio negli uffici, ognuno nella sua stanza, cioè gli spazi di co-working o anche gli open office erano molto pochi. Ora, con Certo. questo io non voglio assolutamente né parlare contro le tecnologie né contro gli open office, assolutamente, anzi, io sono estremamente a favore. Però bisogna capire che cambiamenti di questo tipo non sono senza conseguenze, quindi delle cose noi le Certo. guadagniamo, aumentiamo la nostra capacità di interazione, aumentiamo per esempio la creatività, aumentiamo il pensiero innovativo quando siamo più propensi alla distrazione, ma dall'altra parte, rovescio la medaglia, è che perdiamo la capacità di focalizzarci. E allora che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo riservare degli spazi di tempo nella nostra giornata in cui invece lavoriamo in modalità diversa. E quindi piano piano, proprio come una riabilitazione, no? Attenzionale,
dobbiamo, per esempio, riprendere dei libri in mano, riprendere degli spazi in cui siamo circondati dal silenzio, in cui non possiamo essere disturbati da nessuno e in cui rialleniamo la nostra capacità a stare su un solo obiettivo, su un solo target. E così diversifichiamo i nostri comportamenti e le nostre attitudini mentali, recuperando un po' tutti i nostri strumenti che abbiamo a disposizione. Ok, allora io la ringrazio molto per aver partecipato al podcast e per i consigli che sono sicuramente utili sia a me sia a chi ci ascolta. Ringrazio lei e grazie ancora a chi ci ha ascoltato. E vi do appuntamento alla prossima puntata di Tra le righe.